Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e benvenute e benvenuti in Restart Italia, il nostro percorso di incontro e di confronto con i protagonisti dell'innovazione. Con l'intervista di oggi, con l'ospite di oggi, torniamo a parlare di città, di territori, partendo appunto dalla prospettiva di chi in questo momento è impegnato a governare una città importante. Copertina e poi andiamo dall'ospite. La città importante è il comune di Torino, una delle nostre principali città. L'ospite di oggi è Marco Pironti. Marco Pironti è assessore, diciamo, a dei temi in questo momento più che strategici. Leggo per non sbagliare: Smart Cities, innovazione, sistemi informativi e fondi europei. Beh, insomma, il Next Generation concentrato in queste deleghe, perché innovazione, Smart Cities, quindi gestione del territorio e fondi europei. Buongiorno Marco e benvenuto. Ciao, buongiorno e grazie dell'invito. Vabbè, prima domanda che faccio ai miei ospiti è come siete organizzati? Come una grande città a 13 mesi dall'inizio, diciamo così, del primo lockdown è organizzato? Perché poi una grande città ovviamente deve salvaguardare, come lo ripeto spesso, ma ci tengo a ripeterlo, le città sono le istituzioni in questo momento più vicine al cittadino, sono le istituzioni che poi devono scaricare a terra quelle che sono le politiche, le decisioni, a volte che sono decisioni anche abbastanza, diciamo così, difficili, no, da sostenere, come i lockdown. Prego, come siete organizzati in questo momento? Sì, Cosa sta accadendo a Torino? ti aggiungo oltre le deleghe che hai richiamato che lo scenario sia ancora complicato ulteriormente perché a questo assessorato hanno deciso di dare la delega del coordinamento del Recovery Fund. Quindi Ah, ecco, beh, giusto. alcune Beh, è città si stanno la giusta organizzando. conseguenza. È la giusta Sì, conseguenza a io quelle. ho cercato di fingermi morto, ma non li ho convinti i miei. No, era necessario un Certo. coordinamento e una cinghia di trasmissione la più corta e veloce possibile rispetto a chi le scelte le definisce e chi poi le deve organizzare. Considerate che come Torino o altre città devono gestire questa fase estremamente nuova e fondamentale in un momento di transizione. Molte città sono in fine Certo. consigliatura, quindi il vero Certo. rischio è quello di lasciare una macchina non pronta e non in velocità affinché chiunque ci seguirà possa intervenire velocemente, perché tutto possiamo fare sul mondo del recovery tranne che perdere tempo. Quindi un po' questa è la grossa sfida, il grosso rischio che stiamo provando a raccontare e prendere consapevolezza con tutte le forze politiche, quindi anche un meccanismo di condivisione affinché chi arriverà non disconosca il percorso iniziato. Quindi è fondamentale in questa fase una condivisione la più ampia possibile perché, come ben sapete, è una partita che dobbiamo giocare e non possiamo perdere. Per tornare alla tua domanda, come siamo organizzati? Questo assessorato ha un po' raccolto quello che negli anni l'ecosistema, a prescindere dalla città, aveva fatto. E quindi la forza di questo territorio è quello di avere la fortuna di essere caratterizzato da alcune componenti fondamentali nel tema della smart city, dell'innovazione, tutto quello che ne deriva. Abbiamo un ecosistema imprenditoriale e industriale importante, abbiamo entità di ricerca importanti, abbiamo due atenei rilevanti, abbiamo degli enti di ricerca finalizzati, abbiamo soggetti di trasferimento tecnologico, abbiamo due incubatori, abbiamo Torino Wireless come ente strumentale. Abbiamo, non dimentichiamolo, due fondazioni bancarie tra le più rilevanti in Italia che consentono anche un certo mantenimento di stream finanziario su certi aspetti. Quindi ci sono tutti gli ingredienti e la città, se vogliamo, tendenzialmente può far poco, soprattutto quando si parla di innovazione. La pubblica amministrazione locale è formalmente e sostanzialmente il soggetto che meno dovrebbe fare innovazione perché spesso non ha tutte le risorse necessarie, non ha tutte, le competenze necessarie, ma soprattutto non ha il tempo necessario per fare innovazione. Ma come abbiamo raccontato, la città può fare una cosa che solo la città, solo la pubblica amministrazione può fare, quello di
lo dico anche in maniera scherzosa con i miei partner, di risolvere le rogne burocratiche, ma nel senso buono, perché se gestiamo denaro pubblico, delle regole ci devono essere, non lo evitiamo e non è giusto che lo si faccia, ma fare appunto questa sorta di hub tra tutti i soggetti che loro l'innovazione la sanno fare e la sanno far bene, affinché sui territori si ritrovino le migliori condizioni per farlo, quelle più veloci, quelle più agevoli. È un po' questo il ruolo. E quando iniziamo soprattutto i famosi, l'ennesimo tavolo di coordinamento, io cerco sempre di ricordare che in un'ottica di, io arrivo dal mondo universitario, quindi sono sporcato da questo mio background, e si usa sempre il termine fare squadra, anche abusato, ma quando si fa squadra bisogna capire che gioco vogliamo fare e che ruolo vogliamo avere e spiegare in maniera trasparente che cosa vogliamo portarci a casa. Quello credo che sia il meccanismo Giusto. trasparente e necessario per evitare che ci siano solo delle sovrastrutture organizzative, ma che non si capisca anche ai partner privati che cosa vogliono dalla città e se la città può corrispondere a quelle necessità. Poi ne parleremo nel corso dell'intervista perché hai già introdotto dei temi, a mio avviso, importantissimi, il concetto di ecosistema, di hub, ma poi anche parlando dei progetti che state portando avanti per voi. Molto importante parlare sempre in termini di rete, di molteplicità di soggetti. Credo che questa è una cosa molto particolare. Me ne parliamo nella seconda parte dell'intervista. Voglio dire ai nostri ascoltatori, sporcato le mani è un modo di dire, in verità il nostro ospite è professore ordinario di gestione dell'innovazione e dell'imprenditorialità presso l'Università di Torino, e quindi è un esperto anche non solo in termini, diciamo così, operativi come amministratore, ma anche in termini, diciamo così, di modelli interpretativi, no? Come professore. Quindi giustamente quindi i ragionamenti che fai provengono anche da invece questo importante background che sicuramente suppongo ti abbia aiutato in questi momenti, perché non è cosa da poco. In realtà mi ha messo in forte difficoltà perché ho passato 20 anni a raccontare da questa parte della cattedra cosa gli altri dovessero fare. Quando sei da questa parte devi dimostrare che quello che hai raccontato non è la teoria, ma in qualche modo non disconoscere quello che racconti. Quindi non è banalissimo questo ruolo. Però sicuramente ne esci fuori con un'esperienza a questo punto completa e straordinaria, appunto, giustamente, che è quello di rendere operativo una serie di modelli interpretativi. Allora, poi parleremo appunto poi di questa parte, mi interessa molto. Una delle cose che mi è sempre interessato anche nell'intervista che ho fatto alla sindaca, questo approccio, venni a Torino, ospite del comune, a presentare il programma del cloud 5G, cioè questa capacità che ha la città di mettere insieme diversi soggetti, pubblico, privato, che secondo me è strategico anche in termini futuri, perché non ci possiamo immaginare una PA, no? Castello, una PA chiusa, ma solo gestendo la rete. Ma ne parleremo. Parliamo adesso invece delle lesson learned. Inizio sempre queste mie interviste, appunto, periodo particolarissimo, nessuno di noi, insomma, se lo sarebbe immaginato, con forti elementi di drammaticità, Bertone Bassa, ahimè. Aprire il giornale o accendere la televisione. Periodo che però ci sta anche insegnando un qualcosa che sicuramente non dobbiamo cancellare. Quali sono le lesson learned da tenere da parte pensando invece poi al futuro? Vai, Ma guarda, questi prego. anni che ho vissuto in questo ruolo mi hanno fatto rivedere davvero quanto avevo studiato e quanto avevo letto. Nel mio mondo, questa emergenza che abbiamo vissuto, spesso l'ho raccontata a lezione come il cigno nero, quando ti arriva qualcosa che non sapevi, non sei preparato, e il primo atteggiamento che normalmente si ha è quello di affrontare questo problema, che però è totalmente nuovo, come l'hai fatto nelle volte precedenti. Il primo errore che non potevamo permetterci, perché era una cosa non solo devastante, ma totalmente nuova. Ti faccio questo esempio solo per capire quanto è stato impattante nelle nostre logiche. Noi abbiamo creato questa macro progettualità che abbiamo chiamato Torino City Lab, cioè l'idea che la città, quello che dicevo prima, non fa innovazione, ma crea le condizioni affinché ci siano tanti soggetti che possano ritrovare le migliori condizioni per farlo. Ma avevamo costruito quella progettualità per i soggetti più, cioè quelli più veloci, quelli più bravi, quelli più reattivi, quelli più propensi al rischio, quelli diciamo di frontiera, ma la frontiera positiva. L'emergenza ci ha ripiegato
rimesso in ordine le nostre priorità. Abbiamo capito che l'innovazione, l'approccio innovativo doveva invece servire per i soggetti meno, cioè quelli meno capaci di reagire alle difficoltà, quelli meno, con minori risorse. E quindi, cercando di mantenere il nostro approccio, abbiamo cambiato il target, abbiamo velocemente trasformato e creato questa progettualità, quindi da Torino City Lab a Torino City Love, chiamando a rapporto tutto questo partenariato pubblico-privato. Noi parliamo di oltre 100 partner formalmente ingaggiati da questa progettualità, da multinazionali alle start-up. Le abbiamo chiamate e abbiamo detto chiaramente: abbiamo una città in emergenza, aiutateci a dare risposte brevi, veloci e che andassero a intercettare le esigenze che questa pandemia aveva manifestato, quindi gli anziani chiusi nelle residenze per anziani, i ragazzi in difficoltà con la DAD, chi aveva problemi ad acquisire tutti gli strumenti per l'emergenza alimentare e non solo. Quindi abbiamo mantenuto il nostro paradigma, ma cambiato il target. È un po' quello che deve fare, è la lezione che abbiamo cercato di imparare, quella che l'innovazione non è necessariamente tecnologica, anzi, l'innovazione non esiste una predefinizione dell'innovazione buona e quella cattiva, ma l'unica innovazione che deve essere in target per le pubbliche amministrazioni in particolare è quella che crea impatto, cioè quella che risolve i problemi, problemi storici, problemi vecchi, problemi strutturali delle città, ma se fai innovazione li devi risolvere in maniera innovativa. È lì che l'innovazione deve intervenire, lo sforzo innovativo. Quindi una lezione che abbiamo imparato è la capacità della città di reagire a fenomeni che non sono parte del proprio statuto o delle proprie idee iniziali. È un po' quello che fa la difficoltà tra una pubblica amministrazione virtuosa e quella che invece subisce gli effetti. Lascio sempre, perché a un certo punto io per anni ho scritto di Smart City, di cosa fosse la Smart City. In realtà sono arrivato, disconoscendo anche un po' tutto quello che avevo raccontato in questi anni, che la Smart City deve fare una cosa molto semplice: non deve obbligare nessuno a fare qualcosa, non deve obbligare nessuno ad adottare un comportamento. La Smart City non è quella che impone a tutti i cittadini di andare col monopattino, di non utilizzare la macchina, di non fare qualcosa, ma deve creare le condizioni affinché l'uso del monopattino sia virtuoso, cioè a me aiuta, ho voglia di utilizzare quel nuovo magari strumento sostenibile e quant'altro, ma non ti devo obbligare. Quello è la cosa Beh, che fondamentalmente deve fare la Smart City. mi piace molto questo. Io devo dirti che noi da 7 anni, io mi occupo di città da sempre, quando lavoravo come ricercatore, da sempre sono occupato di città. E come Forumpia da 7 anni facciamo questa ricerca sulle smart cities italiane. Devo dire che certo le prime 10, tra cui Torino, che sono nella nostra classifica, le città più smart secondo il nostro indice, sono state anche le città più colpite. Erano 5 anni che Milano era la prima città ed era una delle città più colpite. Evidentemente, come giustamente stai dicendo tu, c'è qualcosa da rivedere nel nostro concetto di smart cities, perché probabilmente le città più performanti, le città più moderne, le città più tecnologiche, le città più internazionali, comunque gli mancava qualcosa: la resilienza, la gestione della vulnerabilità. Molto bello per pensare che la città non è fatta solo di eccellenze, ma anche di chi invece ha bisogno di essere sostenuto. Forse è arrivato il momento di rivedere in effetti il concetto di smart cities, come giustamente stai dicendo, molto interessante, perché c'era sfuggito qualcosa, c'era sfuggito qualcosa. Ma guarda, ti faccio solo questo esempio, se ti posso rubare 2 minuti. A un certo Tutto punto, quello che vuoi. nel mese di marzo, tra i vari N decreti, in un drammatico venerdì sera, l'allora governo Conte decide di dare questo supporto alimentare, quindi per intercettare le necessità alimentari, quindi i cosiddetti buoni spesa, che tendenzialmente c'erano pochissime regole, anzi era volutamente pochi vincoli, quella burocrazia buona. Cioè per la prima volta, una delle prime volte,
c'era stato detto: vi do questi soldi, prendetevi la responsabilità di spenderli, ma spendeteli subito. Quindi c'era stato richiesto di gestire questa emergenza alimentare, pensando di avere davanti il vecchio bacino degli indigenti, di quelli in difficoltà. Questa emergenza invece ha fatto scoprire una nuova sacca di difficoltà, le badanti, le babysitter, i collaboratori domestici che normalmente non avevano, non conoscevano questo tipo di supporto della città, ma in qualche modo abbiamo dovuto raccontarglielo velocemente e raccontare che c'era questo supporto. Ma cosa abbiamo fatto? E poi ci è servito perché poi a novembre hanno rifatto una seconda edizione di questo. Abbiamo formalizzato il supporto, nel senso che io oggi so quali sono i miei 21.000 nuclei familiari che aiuto, so con che frequenza si chiedono alla città questo supporto, ho un contatto diretto e riesco a raccontare che non c'è solo l'emergenza alimentare, magari ti racconto cosa faccio o con altri supporti lavorativi o altro, quindi creo un rapporto molto più stabile e formalizzato e questo mi ha consentito, e lo presenteremo fra 2 settimane, una mappa dell'indigenza, la cosiddetta elasticità dell'indigenza, che era una cosa che non conoscevamo. Cioè devo capire al prossimo evento non previsto quali saranno le parti della mia città che prima di altre andranno in difficoltà, che non sono quelle storiche. La pandemia ci ha fatto toccare con mano che noi siamo in teoria abbastanza bravi a gestire quello che siamo stati, con una fotografia molto vecchia, ma poco reattivi a capire quanto i nuovi fenomeni possono mettere in difficoltà la nostra città. È un po' questo, credo che sia lo sforzo, non sempre si riesce, ma no, bisogna provare di essere molto veloci e flessibili, molto elastici. Perché quello che ci sarà e che arriverà dopo la pandemia sarà qualcosa che non conosciamo e sarà sicuramente diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto. Beh, questo è molto interessante. Abbiamo qualche pruguccio di rete, suppongo che forse sia la mia postazione, che vedo che ogni tanto si abbassa la banda, ma insomma riusciamo a seguirti con abbastanza facilità. Purtroppo a volte accade. Credo che sia da parte nostra, perché vedo qua il monitor che si è un po' abbassato la velocità. Beh, sì, questo che tu dici, beh, all'inizio avevi citato Taleb, il cigno nero lo stai citando implicitamente, cioè l'antifragile. Dobbiamo pensare che all'imprevisto dobbiamo reagire. Appunto, sicuramente ritornando non quelli che eravamo prima, come se fossimo un metallo, ma diversi da prima. E tu ci stai dicendo che la città sarà diversa da prima, il governo della città sarà diversa da prima, scoprendo appunto nuove priorità. Devo dire che questo è decisamente interessante vederlo, sentirlo esplicito, perché probabilmente molte città ci stanno operando in questo modo, ma tu lo stai esplicitando in maniera molto chiara. La città ha scoperto nuove priorità. E le nuove priorità vi hanno portato a capire, a gestire, a governarla in maniera diversa, appunto, anche con nuovi strumenti. Interessante. A cominciare appunto da Torino City Lab. E Sì, l'ultima prego. lezione, se posso ancora aggiungerti, perché questo è importante Certo. per anche il vostro ruolo. Abbiamo imparato tra le città a raccontarci non solo quando le cose funzionano, ma anche e soprattutto quando ci sono dei problemi, quando si fallisce. Purtroppo in Italia, il concetto, la percezione del fallimento è sempre qualcosa di troppo negativo, ma con molti colleghi, ovviamente con città un po' più simili in termini di dimensione, abbiamo imparato a parlarci con una frequenza molto, molto più rilevante rispetto al passato, ma soprattutto a raccontarci e condividere le difficoltà, non aver paura e addirittura alcune volte vergogna di raccontare lì dove abbiamo fallito, lì dove abbiamo sbagliato e di mettere a fattor comune le nostre esperienze affinché gli altri po potessero partire dagli errori fatti e magari non ripeterli o quantomeno farne altri e a questo punto rimettere a fattor comune. Quindi un ruolo, e qui voi avete un ruolo fondamentale, e aiutare le nostre città a parlarsi, a condividere, ma soprattutto a condividere le difficoltà, gli errori e non sempre solo i casi di successo. Eh sì, questo è un po' la nostra ambizione anche con questi racconti che stiamo facendo, queste testimonianze. Credo che anche questo materiale che stiamo producendo in questo momento sia un materiale di grande valore, quello che stiamo cercando di fare nel momento in cui lo condividiamo, queste riflessioni. E un po' anche come manifestazione. Sì, ti ringrazio, è quello che cerchiamo di fare. Senti, c'è un tema che sta riemergendo con forza, poi tu hai appunto questo background
importante universitario, quel tema complessivo delle competenze, cioè come si gestisce tutto ciò? Perché evidentemente significa anche una PA diversa da quello che abbiamo avuto fino adesso, perché poi voi siete diciamo, la parte, diciamo così, appunto, politica che dà gli indirizzi, proprio questa roba deve essere scaricata a terra, questa roba poi deve essere operazionalizzata, come dico sempre io, deve essere gestita. Con quale macchina si può gestire appunto una governance di questo tipo? Prego. Allora, parto da quello che stiamo facendo, ma non con l'ambizione di raccontarlo come casi di successo, ma solo per mettere a fatto comune quello che stiamo provando a fare in città. Quando ti dicevo, a un certo punto sono arrivate sul mio tavolo anche le deleghe sul Recovery Fund, come spesso capita e come non sempre facciamo, le cose vanno studiate. Quindi ci siamo chiusi in una stanza con i miei più stretti collaboratori, abbiamo studiato il tema, non sempre chiarissimo, di questa nuova stagione. E tutto quello l'Europa è consapevole che le nostre macchine amministrative non sono abituate a gestire una massa finanziaria di questo tipo e una progettualità di questo tipo. E quindi hanno scritto che c'è una percentuale di questi fondi che le pubbliche amministrazioni possono dedicare a rafforzarsi, a riorganizzarsi. 3 settimane fa abbiamo lanciato il progetto Mille Giovani, perché nell'ambito del recovery non solo hai la possibilità non solo di rafforzarti, ma anche di utilizzare strumenti un po' più veloci e flessibili. Non posso aspettare il mega concorso che magari poi viene impugnato dal primo escluso, ma utilizzeremo per esempio lo strumento dei contratti di formazione e lavoro, che mi dà la possibilità di fare due cose. La prima di reagire molto velocemente. Il primo terzo di questi 1.000 giovani arriveranno già in quest'anno. È una parte importante già prima dell'estate, ma soprattutto mi consentiranno non solo di rafforzarla quantitativamente, ma di portare competenze che storicamente non fanno parte della pubblica amministrazione. Cioè, i profili che abbiamo identificato e che saranno oggetto di questo ingaggio, sono profili un po' classici storici, quindi dalla progettazione urbanistica, ma porteremo a bordo persone capaci di valutare l'impatto, impatto ambientale, impatto sociale, i manager della cultura, cioè soggetti e competenze che questa progettualità richiede, ma che se ci pensi la pubblica amministrazione storicamente non ne ha e non ne ha avuto la capacità o la forza di assumere. Ma questo strumento, in questo caso i contratti di formazione e lavoro, porterà una maggiore flessibilità di accesso, ma una responsabilizzazione dei direttori o dei responsabili coinvolti. Cioè la stagione in cui non possiamo più permetterci le scuse, perché se ci pensate, il mega concorso è solo un modo per dire l'ha selezionato qualcun altro, me lo sono trovato e devo gestirlo. Ma questo strumento dà la responsabilità a te che dovrai gestire quelle progettualità di, tra virgolette, sceglierti e sceglierti i migliori, perché altrimenti poi i problemi diventano tuoi, perché non riuscirai a rispettare scadenze e metodi imposti dal recovery. Quindi non è semplicissimo, ma è un momento per riscrivere davvero tutti i ruoli e le responsabilità che ognuno di noi, che ci piaccia o meno, perché la stagione non aiuta, c'è un clima non positivo, non aiuta questo clima di sospetto verso la pubblica amministrazione, questo clima di attenzione alla responsabilità, che però ormai non possiamo, non è più un'opportunità ma una necessità, no? Non possiamo più permetterci. Il tema del recovery impone delle scadenze drammatiche per la pubblica amministrazione e non siamo pronti e dobbiamo attrezzarci in tempi brevi. Quindi il progetto Mille Giovani è un modo, molto probabilmente ce ne saranno altri, qualcosa ci inventeremo, ma per andare in risposta alla tua sollecitazione, non siamo pronti, non siamo pronti come capacità, proprio come massa critica, ma anche come una parte di competenze. Poi in realtà la città di Torino, per esempio, ho ritrovato un gruppo che fa capo appunto in una di quelle mie deleghe dei progetti europei, persone estremamente brave, estremamente in gambe, ben oltre quello che ti aspetteresti da dei dipendenti anche poco valorizzati. Però
Ma la prima cosa che ho fatto è ho spostato questo gruppo che era sotto le mie deleghe, l'ho spostato direttamente sotto la sindaca, perché anche quel tipo di competenze deve avere una visione intra dipartimenti, intra assessorati, perché il rischio è sempre quello di tornare in una logica di silos e le progettualità che l'Europa ci chiede sono tutto tranne quella roba lì. E noi anche come a livello apicale non siamo abituati, quindi anche uno sforzo interdisciplinare, multidisciplinare, molto trasversale, perché altrimenti non riusciremo con grandi risultati. Sono perfettamente d'accordo e quindi anche formare coloro che già ci sono dentro, ma soprattutto, come dici tu, motivarli, perché quello che in questo momento è importante è condividere un progetto comune, un progetto di città, un progetto di territorio, un progetto di nazione. Abbiamo visto come a fronte di una minaccia comune ci sono state le reazioni importanti, generose, competenti. C'era una minaccia, a mio avviso, si può trasformare quella tensione dovuta a una minaccia in tensione dovuta a un progetto comune, no? Che riguarda il territorio. E a questo proposito, visto che la nostra mezz'ora si sta chiudendo, ti chiederei, chiedo sempre questo esercizio finale, anche riprendendo cose già dette, di sintetizzare in tre, parlare prima di nuove priorità. Quali sono tre consigli, tre priorità che daresti in questo momento, espliciteresti pensando appunto a costruire il futuro? Secondo te, tre temi, tre priorità, tre azioni. E con questo andiamo a chiudere. Prego. Ovviamente faccio riferimento un po' a quelle che sono le mie competenze, il mio ambito di azione in questa amministrazione. Una priorità di metodo. Dimentichiamoci delle azioni che può fare solo la pubblica amministrazione. In qualsiasi ambito è impensabile che la pubblica amministrazione si muova da solo. La partnership pubblico-privato, questo rapporto allargato, deve permeare in qualsiasi livello. E per fare questo, dobbiamo essere bravi a comunicare quello che stiamo facendo. Quindi, ritornando sul tema del recovery, il territorio deve sapere quali sono le progettualità su cui stiamo puntando, e condividere, perché sul territorio in realtà non incide solo la pubblica amministrazione, ma spesso incidono in maniera anche molto più efficace soggetti privati o soggetti istituzionali. Dobbiamo imparare a raccontarle e raccontarle bene, perché il rischio è davvero quello di avere una forte asimmetria informativa e creare, ridondanze progettuali che in questo momento il nostro territorio non può permetterci. L'altro invito più che consiglio, perché non credo che sia in grado di dare consigli in questa fase, è quello del coraggio delle scelte e di prendersi le responsabilità, ma senza banalizzarlo. Noi a Torino in questi anni abbiamo fatto una critica autovalutazione, abbiamo cercato di capire dove effettivamente questo territorio potesse esprimere delle eccellenze e dove lasciare il campo ad altri soggetti, perché ovviamente non si può fare tutti, non, tutto, non si può essere bravi in tutto, ma in quello che sono le tue eccellenze devi puntare in maniera seria. Quando fai questo, e quindi quando fai delle scelte, sono più le cose che escludi che non quelle che includi, quindi sono più le persone che fai arrabbiare che non quelle che fai contente. Però credo che sia una fase in cui non possiamo più permetterci. Noi abbiamo puntato su alcuni temi fondamentali, ne cito solo due velocemente: il tema dell'intelligenza artificiale. Abbiamo voluto fortemente che questo hub, questo nuovo centro di competenza nazionale, avesse il suo luogo principale a Torino. Ma ho raccontato, perché poi spesso viene interpretato come una partita locale, che quel centro avrà sede a Torino, no, ma non sarà di Torino, non deve essere una partita delle singole città, perché altrimenti partiamo non solo male, ma creiamo un grosso Certo. danno all'ecosistema paese. Il secondo aspetto e il terzo consiglio o indicazione è che quando si parla di innovazione, di non confondere con innovazione tecnologica, non è solo quello e non deve essere solo quello. 2 settimane fa viene riconosciuta a Torino dall'Unione Europea questo ruolo di centro di competenza nazionale sull'innovazione sociale. Torino ha tutto un background dai santi sociali a quello che poi oggi è il terzo settore, e io l'ho chiamato provocatoriamente la Torino dei santi sociali 4.0, quindi una nuova evoluzione in cui anche
Quel tipo di innovazione, il terzo settore è spesso interpretato in Italia come con un approccio totalmente assistenzialista, non è più quella stagione. Il terzo settore può essere un settore economicamente rilevante, economicamente autonomo. Quindi l'invito a tutti quelli che fanno innovazione, e qui mi sono dovuto un po' ricredere rispetto al mio passato, l'innovazione è quella che crea impatto e che crea impatto sociale, e spesso la tecnologia è l'ultimo dei problemi. Quindi rifocalizziamoci sui macro impatti che l'innovazione può creare, e il problema tecnologico poi sarà di conseguenza. Mi fa molto piacere che lo dica un docente all'interno del Dipartimento di Informatica, un sociologo, perché in effetti molto spesso noi sociologi ribadiamo quello che tu hai detto benissimo invece in questa sede. L'innovazione, questo paese ha bisogno di innovazione istituzionale, innovazione culturale, innovazione organizzativa e innovazione tecnologica, ma appunto in senso ampio. Questo è importante. Io ti ringrazio, ringrazio ovviamente la nostra Eleonora Sisci come assistente alla produzione, ringrazio Maurizio Costa in post-produzione, ringrazio Marco Pieronti, assessore alle innovazioni e altre deleghe molto importanti, come avete capito, del Comune di Torino. Grazie Marco, grazie davvero. Grazie a voi, in bocca al lupo e buon lavoro. Buon lavoro a voi.